Vita felice è la storia di un'estate, l'estate del 1978, nella vita di un ragazzo che si chiama Elia e che ha 16 anni e che sta diventando grande, ma in quell'estate, che è l'estate del suo diventare grande, suo padre, che ha perso il lavoro da pochi mesi, fa qualcosa che è terribile, che non dovrebbe fare e che cambierà la vita di Elia e la vita della sua famiglia. Non so se l'ho scelto in realtà, nel senso che a un certo punto è arrivato ed era lui, era un ragazzo e aveva 16 anni. Mi interessava quell'età però, perché è l'età del passaggio dall'innocenza alla maturità ed è un'età che è un ponte, e ponte è anche il nome del luogo in cui questa storia accade. E mi interessava quel momento, quella che Conrad chiamava la linea d'ombra, quel momento di passaggio. E dunque lui improvvisamente aveva 16 anni e si chiamava Elia, e il suo nome curiosamente è molto simile al mio, perché io mi chiamo Elena e lui si chiama Elia. Sì, non soltanto di un ragazzo, anche di un uomo, di un adulto, il padre di Elia, forse anche di un paese intero. L'anno è il 1978, un anno terribile in Italia, è l'anno del rapimento di Aldo Moro, ed è un anno che ha cambiato completamente il nostro paese. Tutto questo è sullo sfondo, non compare nel romanzo, però è come se la storia che io racconto fosse la storia della perdita dell'innocenza di un paese intero, raccolta nella vita di un ragazzo in un paese di provincia che nessuno conosce. Avevo scritto due libri molto freddi, molto invernali, con molta neve, e volevo una storia calda, che accadesse d'estate. L'estate è anche un tempo fermo, lento. L'estate sembra sempre non finire mai, ma a un certo punto finisce, come l'adolescenza, come l'infanzia. Il luogo è una mescolanza di posti che io conosco e di posti che io ho visto una volta nella mia vita. E mi piaceva e volevo che fosse un luogo abitato, ma circondato, quasi costretto da una natura che è bella ma che può fare paura, come la vita stessa, che è molto simile a un bosco, è meravigliosa, è rigogliosa, però ci si può anche perdere dentro. Il romanzo è diviso in due parti che si susseguono, si alternano, una riguarda Elia, una riguarda il padre. La parte che ha a che fare col padre è una parte che può fare paura, e però è probabilmente, almeno per me, la parte più commovente, perché è la parte in cui io ho scoperto che i mostri non sono mostri, che dentro ciascuno di noi c'è un'oscurità e che però questa oscurità va capita, compresa e accettata. Per cui quello che fa paura è anche quello che può commuoverci, e questa è per me la parte più importante del libro.